Un progetto di pace deve passare anche dai giovani attraverso la mediazione e il coraggio. Erano questi, in sintesi, i punti essenziali e le finalità di un convegno sulla pace che si è tenuto presso la sala del Cotton Movie di Piedimonte Matese, organizzato dal Liceo Scientifico Galileo Galilei, alla presenza di docenti, istituzioni e soprattutto di tantissimi ragazzi che gremivano la sala. Un concetto, quello della pace, molto complesso. Ma è difficile predicare la pace? Lo abbiamo chiesto a padre Ibrahim, parroco francescano di Gerusalemme, noto per aver vissuto e partecipato alle dure vicende del conflitto tra israeliani e palestinesi, ma soprattutto un grande mediatore. Non è difficile insegnare la pace. Dobbiamo sapere che la pace non si costruisce da sola. La pace si costruisce con progetti di pace, con idea di pace, con iniziativa di pace. E quello che stiamo facendo noi, bisogna rendere impossibile la guerra, e penso che questo è il compito di tutti noi. Noi francescani, da 800 anni che stiamo lì in Terra Santa, siamo stati sotto tantissimi imperi, hanno voluto dominare questa terra con la violenza, con gli odi, e tutti sono caduti e sono rimasti francescani perché servono quel popolo con l'amore, con il servizio, con umiltà. Qual è la difficoltà che incontra maggiormente quando va in giro a predicare la pace? E ci sono tantissime difficoltà perché la gente anche non vuole la pace. E se parlo anche della Terra Santa o anche del Medio Oriente, adesso quello che sta succedendo un massacro tra tante persone che non si conoscono, nell'interesse di poche persone che si conoscono, ma non si massacrano tra di loro. E questi che fanno difficoltà a noi, quelle poche persone che si conoscono ma si massacrano tra di loro, è quello che sta succedendo, è quello che è veramente ci dà anche difficoltà per realizzare la pace. Ma anche la scuola ha fra i suoi doveri morali quello di insegnare la pace attraverso i giovani. La preside Bernarda De Girolamo ci spiega l'importante giornata dedicata a questo tema e le difficoltà nel trasmettere questi messaggi. Che cos'è la giornata di oggi? Che cosa rappresenta? La giornata di oggi è una giornata speciale perché l'obiettivo primario è quello di spingere i giovani ad avere coraggio. Perché nonostante le negatività che guardiamo ogni giorno, che i media diffondono ogni giorno intorno a noi, loro devono avere il coraggio di cambiare le cose. E padre Ibrahim è una testimonianza importante. Ecco perché ho voluto fortemente la presenza di un uomo che, grazie al suo coraggio, è riuscito, come sappiamo tutti, ad essere un grande mediatore di pace lì in Terra Santa. I nostri giovani devono avere il coraggio perché devono riprendere in mano quella che è la società e la devono cambiare avendo però come filo conduttore la pace, l'amore tra i popoli, il rispetto tra le persone, perché senza la pace, senza la cooperazione, non si può sicuramente pensare di fondare un mondo migliore rispetto a quello che abbiamo oggi. Noi Preside, la pace si può insegnare? la insegniamo tutti i giorni con il nostro fare, perché anche nella quotidianità si deve avere quella capacità di mediare. E credetemi, non è semplice. Non è semplice prima di tutto, ecco, per la mia esperienza personale, vedo che ogni giorno devo fare forza su me stessa e fare in modo che le cose vadino nel verso giusto e mediare nel verso giusto, perché l'arte della mediazione è un'arte difficile. E noi vorremmo insegnare attraverso lo studio delle discipline, attraverso le attività altre previste nel nostro piano dell'offerta formativa, vogliamo insegnare ai ragazzi l'arte della mediazione, perché oggi
il grande populismo che impera sta facendo smarrire il filo conduttore che porta poi alla pace tra i popoli e tra le persone. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.